Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Andata a fare uno spesone al Carrefour, ho speso 68 euro. Adesso vi faccio un attimino vedere quello che ho comprato, tutte le cosine che ho preso e poi vi porto a organizzarle, a sistemarle appunto in casa. Io vi ricordo, se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi cliccando il pulsantino qua sotto e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei video miei e della mia sister. Lasciate un pollicino in su se questa tipologia di video vi piace e lasciate qui sotto un commento per farmi sapere se anche voi acquistate queste cosine, come organizzate voi la vostra dispensa. Scriveteci in tanti qui sotto nei commenti. Io direi di iniziare subito, così vi lascio appunto al video. Dunque, primo sacchetto. Ho preso questi biscotti con farina integrale di grano saraceno e gocce di cioccolato di Balocco, due pacchi di patatine peperosa e lime, due confezioni di formaggio grattugiato fresco di Zanetti che erano in offerta, una maxi confezione di mozzarelle in vernizzi che erano in offerta, una confezione di patatine classiche bianche, una confezione di cracker integrali, due confezioni di pasta sfoglia, quattro confezioni di questo yogurt senza lattosio, fior di latte e cereali con biscotti al cioccolato. Per adesso sto facendo spesso colazione con questo tipo di yogurt e mi sto trovando molto bene. Volevo provare questi qui, appunto, erano in offerta, erano ad alta digeribilità con 100% latte dell'Alto Adige. Quattro confezioni di pane bianco, pane di grano duro, il pane a fetta, appunto, sempre della linea Carrefour. Poi ho preso questo grana padano che era in offerta da 800 grammi. Poi ho preso delle salviette multiuso della linea Lisoforma igienizzanti. Poi ho preso della pizza margherita surgelata, del Cardorra gelato Cardorra alla nocciola, anche questo era in offerta. Ho preso l'omino bianco candeggina delicata, spuma di champagne come detersivo appunto per le mani, per farsi la doccia. Poi ho preso delle cipolline della linea Saclà che erano appunto in offerta, queste mi piacciono molto soprattutto come aperitivo. Poi ho preso una confezione da 3 di appunto rotoloni. Poi ho preso 10 bottiglie di questa birra appunto la Franziskaner. Poi ho preso questa confezione da 6 di questi maxi rotoli della Foxy, rosa perché erano gli unici maxi rotoli in offerta che ho trovato. Poi ho fatto un po' di scorta di pasta, ho preso questa pasta della Divella, sono delle trofie appunto, pasta fresca, da fare con il pesto che ho fatto io in casa con il mio basilico fresco. Due confezioni di vogliello, spaghetti vogliello, perché appunto è buona, mi piace questo tipo di pasta ed era in offerta, noi solitamente prendiamo vogliello o garofalo o prendiamo la Barilla, ma principalmente prendiamo anche la Rummo, o la Rummo, la vogliello o la garofalo. Due confezioni di penne rigate, due confezioni di rigatoni e due confezioni di fusilli. Ho preso anche quattro casse d'acqua Valmora, ma le ho già conservate in garage. Io adesso andrei a sistemare un po' tutto e io vi lascio con la continuazione del video. Vi mando un bacio grande, un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!
ricordo, prima di iscrivervi... da fare con il basilico che ho fatto da...